Dunque, sono dovuto andare a cercare come fare questa battaglia, non il modo effettivo, ma il cosa stessi sbagliando in sostanza. E questa battaglia, quindi, non è come le altre, o meglio, non è come l'Avenza e in teoria non è come Margaret. Margaret non l'abbiamo affrontata, però in teoria non penso che abbia delle regole così assurde. Perché esatto, la nostra cara Elisabetta, per la sua battaglia, ha delle regole. Regole molto molto troppo severe. E queste regole, signori miei, includono una cosa sola: niente persone che annullano, riflettono e assorbono l'elemento con cui lei attaccherà il turno dopo. Quindi, se lei, per esempio, usa Sword all'inizio e abbiamo Loki, resistiamo, nessun problema. Ma se al turno dopo lei usa una persona che usa un attacco di vento e noi abbiamo Loki, assorbiamo il vento, al turno dopo lei farà l'insta kill. Morto. Caput. Fine dei giochi. E questo ci porta ovviamente a quali persone della nostra squadra attuali sono utilizzabili. Thanatos riflette l'oscurità, ma a parte Alice non mi sembra di aver visto nulla. E Thanatos noi lo usiamo solamente all'inizio? Solamente all'inizio? Lui, purtroppo, di roba ne annulla, ma in compenso Cenerentola no. Lui, inutilizzabile. Lui, inutilizzabile. Lui, inutilizzabile. Lui, inutilizzabile. Lui, assolutamente inutilizzabile. E questo ci porta ovviamente a chi cazzo dobbiamo usare? E seconda variante di questa domanda: chiunque utilizzeremo, ce la facciamo ad allenarlo abbastanza da poterla fronteggiare? La mia risposta potrebbe essere negativa. Abaddon, manco per il cacchio. Thor, no. Cioè, dobbiamo tornare indietro alla ricerca di persone. Per esempio, lui che hanno solamente resistenze. Solamente resistenze. Lui non è neanche terribile. Possiamo buildarlo volendo perché la forza ce l'ha. Loki è utilizzabile, però c'ha la resistenza all'oscurità e lì siamo sempre punto e da capo. Devi aver fortuna che non usi Alice in quel momento. Perché il vero problema è o trovi qualcuno che ha tutte resistenze o nessuna resistenza. Volendo tornare sui nostri passi è ancora utilizzabile. Meno male che certa gente comunque un po' di allenamento gliel'ho dato al tempo. E il problema non è tanto l'attacco, ma tanto la resistenza lì. Cioè, ti devi trovare delle persone, per esempio, Dakini è utilizzabile se gli copri la debolezza al ghiaccio, che non hanno modo di resistere completamente, che resistino parzialmente al colpo. Kaiwan, per esempio, è utilizzabile. Cioè, ti devi fare una squadra apposta per questa situazione. Hanuman utilizzabile. Saki Mitama, d'altro canto, potrebbe resistere a tutto se lo alleniamo, sai? Sono pochissime le persone che non hanno una resistenza totale in questo gioco. Sono forse le prime o addirittura quelle starter dei vari personaggi, ma poche persone resistono solamente a qualcosa. Anche le persone più vecchie almeno una resistenza ce l'avevano. Ecco, per esempio, lui, Narciso, volendo. Cioè, ti devi fare proprio una squadra apposta solo per farti lei, che non è una cattiva idea, ma è una gran rottura di balle. Angelo, guarda un po', volendo lo possiamo fare, che era anche la mia idea inizialmente. Valchiria, uguale. Tutte le persone iniziali avevano delle resistenze, ma niente che bloccavano. Ma devi stare lì a farti proprio la squadra apposta, eh. Neanche lui possiamo usarlo. Siamo a punto e da capo. Lucifero assorbe. Asura assorbe. Belzebù annulla. Mi sa che questo scontro o me lo lascio da parte e la tento molto più avanti, nel senso, adesso andiamo avanti col gioco. Poi magari mi ci metto di testa, salvo molto prima della fine del gioco e continuo ad andare nel tartaro nel tentativo di allenare le persone nel modo giusto. Perché una strategia mi viene in mente ed è spammare attacchi divini continuamente. Devi avere la persona adatta, però. Per esempio, la butto lì, se facessimo un Saki Mitama con tutte le resistenze, concentrazione, debilitazione, colpisci, concentrazione, colpisci. Concentrazione, debilitazione, colpisci. Potrebbe funzionare, però ci vuole davvero tanto tempo. Allora, che avete da dire oggi? Sento la gente che parla. Comunque, volevo farti vedere la rivista uscita oggi in edicola. Quale? Non dirmi che riguarda le 7. Ultimamente dicono tutti che la fine è vicina. Che gli prende? No, tu leggi, la scoprirai la verità. Ah, ma muori.
Wow, che freddo, vorrei tanto avere la pelle placcata. Brillerei come il sole. Sapete che significa placcare, vero? È un processo per ricoprire gli oggetti con uno strato metallico. La stagnatura si fa ricoprendo di stagno il ferro. Per lo zincato ondulato si ricopre il ferro di zinco. Le medaglie d'oro per la cronaca vengono create ricoprendo d'oro l'argento. Quindi, tecnicamente, gli atleti olimpici non vincono vere medaglie d'oro. Un po' deludente, no? Ho sonno. D'accordo, capo. Grazie delle tue nozioni sulla scienza. La mia prima preoccupazione sarebbe andare avanti con Aegis. Ma... vorrei riuscire a portare avanti tutti, ma abbiamo 19 giorni. Togliendo che ci sono 3 domeniche di mezzo, abbiamo 16 giorni. Quindi 16 incontri con delle persone che possiamo avanzare. Aegis ha 1, quindi ce ne servono 9. Ce ne rimangono 7. Il nuovo studente, mi spiace per lui, non ci arriviamo. Club dell'arte, possiamo, ma non credo succederà perché probabilmente ha incastro fa giorni e non ci riusciamo. Yukari 4 e Fuka 4. Una delle due sarà da sacrificare. La scelta adesso rimane una. Che poi non è detto che Aegis ci sia sempre, eh? Partiamo da questo presupposto. Iniziamo avanzando con Aegis. Ecco, per esempio, a questo giro aumenterei o amplifica colpo o amplifica perforazione, nella speranza di creare poi una persona che lo possa utilizzare. Anche qui, ora io non so quanti giorni effettivi di gioco ci mancano. Io ho fatto un conto di 16 giorni a grandi linee anche, ma magari succede qualcosa a livello di storia che ci fa perdere una giornata, anche due. Non è sicuro nulla al momento, è tutto congettura. Vediamo quanti soldi ci facciamo. Vendiamo tutto. 900.000, d'accordo, siamo a 3 milioni, fantastico. È quasi giunta l'ora, lo sento. Quanto è passato da quando è iniziato a venire qui? E pensare che sto aiutando un altro evocatore 10 anni dopo aver chiuso con Kirijo-san. Ma mi fa piacere che quella persona sia tu. Vederti così giovane mi teneva sulle spine, ma guarda ora di che cosa sei capace. Non ci sono modelli basi migliori di questo. È uno spettacolo vedere uno di persona. Equipaggiamenti creati con questo saranno molto utili. Ti raccomando di sfruttarli. Quindi siamo arrivati alla fine. Lama di Lucifero, ala dell'angelo caduto. Credo di sapere benissimo chi ce l'ha. Lama Masakado e la Madonna. Siamo proprio alle armi finali qui, eh. Signore delle armi, signore della magia. Riduce i danni magici alto. Vabbè, tutte le statistiche più 9 più danza di ali. Madonna mia Koromaru. Oh, ma tutte le armi finali e tutte statistiche plus. Ignora le resistenze nemiche, questa è bella. Riduce i danni fisici, madonna mia. Annulla la luce, che è l'unica debolezza di Koromaru. Madonna mia, gli equipaggiamenti finali proprio. Annulla fuoco, annulla tutto, fantastico. Autopotenziamento, vabbè. Se non avessimo la nostra persona che dà le statistiche a tutti. Questa era l'arma che voleva? La pinaca? Questa qui è interessante. Sicuramente da fare. Abilità magica poi è un bonus interessante che non abbiamo al momento. Però ora possiamo prenderci anche signore della magia. Però anche resistenza ai danni fisici. Torniamo a casa assieme, Aegis. Salve Phoenix-san, c'è bel tempo oggi. Se non ti dispiace vorrei di nuovo tornare a casa con te. Andiamo. Grazie infinite. Prima di andare potremmo fare una deviazione. Vuoi andare sul tetto? Fai pure. Il mare qui fa schifo, però è bello lo stesso. Beh, ora sei completa, no? Sì, è proprio per questo che vorrei salvarlo alla fine, questo posto. Mi piace qui. Perché sono cose nuove per te, normale. Tu sei cambiata. Aegis mi sta mostrando la propria determinazione. Il mio legame si è rafforzato. Io credo che Aegis
abbia la possibilità della romance come ce l'aveva anche Marie, ma non sono sicuro che intacchi o meno le relazioni. Cioè, perché tu potevi fidanzarti con Marie alla fine, ma non succedeva nulla se eri fidanzato con qualcun altro. Che poi è stato un azzardo il mio, però alla fine avevamo comunque scelto Cie. No, non è vero. Ah beh, aspetta. Stavo pensando... ho pensato una stupidata. Forse questa linea di dialogo mi conferma il mio pensiero. Ovvero che forse, forse, dopo gennaio non succederà nulla. Succederà come Persona 5, che avanzeremo di 2-3 mesi fino alla fine, se non finisce tutto appunto a fine gennaio. E quindi, miei confidant, ciaone. Perché stavo pensando, scusami, ma se faccio questo dialogo a febbraio? Però effettivamente questo conferma che non ce n'è possibilità in teoria. Come Mitsuru non potevamo parlarci prima che il padre morisse. Forse in fondo avevo ragione a pensare che all'intelligenza ci fosse un blocco. E infatti era il fatto che il padre di Mitsuru doveva crepare. Vai tranquilla che non mi ammalo. Abbiamo deciso di tornare al dormitorio. Ho guarigione istantanea addosso. Strano questo incontro così, eh? Non mi piace il ramen. Ehi, tanto non è che abbiamo niente da fare la sera ormai. Se dicevo di no mi portavano via di peso, eh? Onestamente no. Esatto. Ah, oddio. Certo, la scommessa in spiaggia. Beh, è un po' tardi per questa scommessa, no? Vabbè. Non mi piace il ramen. Ma fra, ci siamo andati 20 volte. Ah, perché tanto paga lui, giustamente. Per me va bene. Ma Mitsuru e gli altri? A voi, a me sì. Esatto. Paga da bere, Sanada paga da bere, paga da bere. Tanto posso farlo io, sono pieno di soldi. Quale? Quella lì? Sarà sicuramente qualcosa sulla setta, vero? Quella lì. Eccola, ti pareva. È proprio davanti alla tua faccia. L'uomo carismatico? Cos'hai visto? Prima che lo dica, sarà quello della strega? La butto lì, ci provo. Ma certo, ecco perché sapevano di Nyx. Ecco perché la gente sa Nyx. Perché qualcuno che lo sa l'ha detto. Ovvio. Non ci ho pensato fino ad adesso. Ovvio che era lui. Certo, come no? La morte definitiva dell'umanità. Forse dal nostro punto di vista, dal suo.
遊びでやっている可能性もある。Beh, mi è passata la fame ora. だが、社会にはニュクスの真実に触れながら救いを理解できない哀れな者たちがいる。Che siamo noi. 私に近い力を得ながら、その力を個人の目的のために悪用している。Certo. 巷を騒がせている説明のつかない怪事件。Certo, come no. 彼らの手によるものだ。Guarda che se non era per noi col cazzo che arrivava Nyx, eh. 俺らのことか、それ。Parli a voce troppo alta, abbassa la voce. Wari. でもよ。No, però. つうか、こいつらどういうことだよ。話題のカリスマ。Quel deficiente senza maglietta. たった二人のくせにちょい見ない間に何なんだこの有名プリ。ジンの方はどうも以前からネットで絶大な知名度を誇るハンドルらしい。こういったメディアの使い方もあいつが仕切ってるんだろう。露出の少ない芸能人にブランド感が出るみたいなもんね。たく、ムカつく連中。私はこれよりニュクスの来訪をより確かにするため、ovvero rompere le palle。彼らを恐れることはない。ニュクスが訪れれば、すべてのものが等しく救済され。Nix ve lo butterà al culo! Ima wa kibou ni nomi omoi o hase. Kitaru beki toki o matsu dake de ii. Nani mo shinpai suru hitsuyou wa nai. Matsu koto dake ga yuiitsu no tadashii. All hail Nix-sama. Kore wa shizukanaru kakumei de aru. Shizukanaru kakumei? Konnan shinjiteru yatsu ga iru nante. Junpei, che ti devo dire? La gente crede nel momento del bisogno.先行きの見えない未来を変えられるのは異形のカリスマだけなのかもしれない。え、che sono io, certo。以上で記事は終わってますね。このコメントを最後に、彼らは再び行方がつかめなくなっているようです。行く先などタルタロスしかないだろう。まったく、くだらん演出だ。でも彼らのせいで街の雰囲気明らかに変わってきてますよね。口には出さなくても、みんな心のどこかで怯えてるみたい。実際そうなんでしょ？こんな馬鹿げた説法を大勢が鵜呑みにしてるって事態、普通じゃないもん。情報なんて信じる気になるかどうかさ。確かめる方法なんてないんだからな。べ。必ず死んじまうってんだ。嫌な予感が広まんのも無理ねえけどな。必ず死ぬことは特別なことなんでしょうか。Morire o non sapere di morire? 必ず終わることはニュクスのせいで降りかかった特別な運命なんでしょうか。Beh sì, che arriva troppo presto. 当たり前のことだし、最初から知ってるはずのことじゃないんですか。Non sono pronti a morire. Morire fa paura, cercano una scappatoia. Non sono pronti a morire, è troppo presto. Io l'ho accettato. Però. 正直俺だって自分が死ぬ日のことなんてこうでもなんなきゃ考えなかったぜ。でも俺らはもう迷ってるわけじゃねえんだし、いいんじゃね。目的はニュクス。邪魔すんならストレガとも決着をつける。そんだけだ。Tanto siamo a livello 99 ormai. Ma わざわざ探さなくてもタルタロスで鉢合わせるさ。どうあっても俺たちが邪魔らしいからな。約束の日か。本当もうすぐね。なあ、それまでできるだけのことをしないとな。よし、そうと決まりゃ、まずは腹ごしらえっす。サナダパーガダベレ、パーガダベレ。ハガクレ丼も追加でいいっすよね、サナダさん。だ、ちょっと順平、アイギスの半分食べるって言ったでしょ。ま、コメプレ。それも食うよ。食いだよ。食いだよ。食いだよ。食いだよ。残すなよ。わお。Vabbè, però non mi aspettavo di avere la serata ancora libera, sai? Wow.
Grazie capo, grazie, grazie. Mi avete portato il ramen in capo. Ah, Fuka, le piante? Beh, non è la scelta che farei ora come ora. O meglio, potrei, non è che abbiamo chissà quanto altro da fare. Andiamo all'escapade. Lui non ha siti nuovi, lei non ha nuove divinazioni. Ti prego, roba nuova, ti prego. Diamanti e opali, olè, finalmente. Ma non i rubini. Vabbè, certo che costa fare le cose, eh. Partiamo dalle basi. Signore della magia. Però resisti agli attacchi fisici, vuole il rubino. E a noi ci servono 10 rubini per questa. Non ne vale la pena, vero? Vabbè, Fuka, non c'è molto che possiamo fare. Andiamo a fare le piante. Ovviamente cerchiamo di sfruttare al meglio il tempo che ci rimane e cerchiamo di avanzare con più persone possibili. In questo momento la preoccupazione principale ovviamente è Aegis, ma anche Fuka e Yukari vorrei andare avanti il più possibile se riusciamo. Ultimamente mio fratello si comporta in modo molto strano. Quando l'ho messo alle strette mi ha detto di essere stato invitato nella setta dell'escapade. Tuo fratello è sempre stato un po' strambo però. Comunque non credevo che qualcuno fissato con la salvezza frequentasse un nightclub. Sembra che questo tizio fosse appostato nell'angolo della pista da ballo. Ha gli occhi spiritati quando parla del momento della salvezza o roba simile. Personalmente gli starei alla larga. Al club escapade c'è un individuo sospetto che recluta nuovi membri della setta. La prossima volta che ci andrò dovrò dare un occhio. Beh, ieri non c'era nessuno di strano. Oh, Phoenix-san, stai già andando via, allora vengo con te. Finché non mi dice non è pronto ad avanzare, e stranamente non succede più da un po', io continuo ad avanzare. Nel momento in cui me lo dice, andiamo con qualcun altro e la sera andiamo al computer per recuperare. Andiamo. Grazie infinite. Fuori fa freddo, dovremmo tornare subito a casa. Vediamo, quando è il prossimo treno? Cos'hai visto? Oh, cagnolini e anche un gattino. Perché ce l'avete con lei? Ma povera. Ma perché? Ah, è vero che lei parla. È vero, è vero. Non trattate male il nostro amico. È tutto così assurdo sta situazione. Non credo capirebbero. Adesso provo ad assalire. E lo sapevo! Che bastardo! Che stronzo però. Ma dai, ce ne vanno pure, poverini. Non sentono odore, giustamente. Speriamo. A cosa? Non fa niente. Non hai mai visto l'uomo bicentenario? Sei soltanto quello che non sei, eh? Non è vero? Tu sei Aegis, il resto non conta. Tu sei tu. Esatto, il resto che importa. Moriremo, non moriremo, ce la faremo, non ce la faremo. Sei tu, chi se ne frega il resto, no? Se non fossi stata creata non mi avresti salvato. Beh, oddio, forse salvarmi è un parolone. Percepisco il tenue effetto di Aegis. Che di tutta sta storia io ad ora non ho ancora capito se la nostra morte è collegata al fatto che avevamo dentro la morte, o se a prescindere noi saremmo morti comunque. Quindi potrebbe essere che non sarebbe cambiato nulla, o che Aegis ci ha condannato a morire prima. Non lo sappiamo.
La prossima volta andremo a spiegarglielo. Vai tranquilla, ci vediamo dopo. Vai a inseguire i cagnolini, vai vai, corri corri. Ho salutato Aegis e sono tornato al dormitorio. Sembra giusto. Mi aspettavo che anche stasera uscissi per qualche ragione. Ciao, com'è andata oggi? Siamo quasi alla metà di gennaio. Oggi è il 13, ci restano 18 giorni. A dire il vero, fino a poco fa ero ancora in ansia, ma ora non lo sono più. So che ce la caveremo. Lo so che lo sai, è per quello che mi fido di te. Però stasera, giustamente, abbiamo una missione secondaria da portare a termine, ovvero... controllare. Certo, come no. L'unico messia che esiste lo devo ancora creare. C'è ancora tempo. Io la conosco la verità, fidati. Certo, come no. Tutto qui comunque. Quel tizio sospetto mi ha fatto una predica, mi fissa da laggiù. Una volta iniziato probabilmente ci metterà un po' a finire. Vabbè, vediamo cosa vuole. Sei pronto a sentire la voce del Messia e accogliere la salvezza? Chissà cosa mi diranno se accetto. Potrebbe essere pericoloso. Cosa dovrei fare? Il tempo non si ferma. È ora di agire. È un incontro allora. Chissà se ci aspettava comunque. Ehi là. Korewa. Anata kara no raihou wa hajimete deshita ne. Kitaru kyūsai nitsuite wa mou gozonji desu ne. Certo, come no. Ne ho sentito parlare. Sou de nakereba amari ni douke da. Kore de anata mo sasuga ni wakatta hazu da. Mohaya tekitai suru riyū wa nakunarimashita. Anata gata no koudou wa subete torou datta. Certo. Come no? Desuga, fuan ni omou hitsuyou wa arimasen. Uragiri tsuzukeru mirai という kyozou kara warewa wa youyaku kaihou sareru. Tada, sore dake no koto nano desu. Yue ni, che bello, eh? Nozomu no de areba. Ma sì, anelliamo la distruzione. Anata no koto mo michibikimashou. Ma io non voglio un pastore. Noi non ci arrenderemo, fra. Già. Affronto la fine con un sorriso. Se, anche se è impossibile, faremo tutto il possibile. Naruhodo. Musekini ni mirai o kataru mono o watashi wa bubetsu shimasu. 世界に必要なのは惰性で続けるものがたりではない未来を所与のものかのように嘘吹く詐欺師の言葉でもないただしい幕引きだ今を耐えれば明日になればそのような無根拠な期待が苦しみの根源なのですありもしない未来を思うから人々は救われないあなた方にニクスを倒すすべがあるか否かなど関係ないなぜなら Dimmi. E lo dici tu? Dopo che noi però abbiamo aperto tutto il passaggio, fra. Mettiamo i puntini un attimo su lei. Tu non hai fatto un cazzo. Le 12 ombre le abbiamo uccise noi. 1. 2. Se non le uccidevamo, tu Nyx, col cazzo che la vedevi. 3. Il passaggio fino alla cima l'abbiamo fatto noi. Quindi tu sei il pastore di sto gran paio di palle. E mettiti una maglietta. Sengen shimashou. Tekitai suru nara yousha wa shinai. Ci vediamo sulla cima, fra. Il pastore. Ti ritroverai a pecora prima ancora del tempo. Sento la gente che parla. L'ultima volta che ci sono stata, distribuivano volantini al centro commerciale Paolonia. Sono gli stessi che trovi sparsi per tutta la città. Ah, già, quelli su Nyx, giusto?
Ah, si dice così? Non saprei, mi piaceva il logo. Però ci sono scritte anche cose interessanti. Magari chiederò più informazioni la prossima volta. Wow, sei davvero manipolabile tu, eh? Allora, bellezza, non so perché ho una voglia di dargli un bacino qua sulla fronte, davanti a tutti. Hai fame? No, abbiamo già mangiato. Tanto io aspetto, perché io lo so già che Elizabeth mi chiamerà per un ultimo incontro nel Tartaro. L'altro giorno, neanche a farlo apposta, ho riguardato una puntata di Persona 5. Mancava uno o due giorni alla fine, appunto, dell'ultimo palazzo. E mica arriva una missione, vai nel memento e cerca questa persona, fai questa roba qui. Ho sentito che Nix è mai salvato il nostro mondo. Da un pezzo la mia vita va sempre peggio e mi sono stancata. Proprio quando ho toccato il fondo ho scoperto Nixama e il mio cuore è rinato. Che ne pensi, accogliere anche tu Nixama nel tuo cuore? Oh, ma non ti sto dicendo di cosa dovresti credere. Dopotutto neanche io all'inizio ci credevo. Certo, signore, certo. Aegis, andiamo a salvare gli animaletti. Se non ti dispiace, tornando, vorrei fermarmi da qualche parte con te, al santuario. Come se non lo sapessi. Oh, ti ringrazio profondamente. Magari al Paulonia, so che tutti vanno sempre lì. Ah, strano. Ah, la signora di prima, manco a farlo apposta, eh? Che cerca, signor? Vuole attaccarci il pippone? Ah, ok, no, un gatto. Perché in ogni anime o simili esiste sempre qualcosa o qualcuno che si chiama o è abbreviato in Mi-chan? C'è un amico, un gatto, un giocattolo, qualcosa. C'è sempre qualcuno in un anime giapponese abbreviato con Mi-chan. È scappata, signora, non vuole che arrivi la fine. Non che io ricordi, può essere. Se è quello che penso, dovrebbe essere quello accanto alla macchinetta, vicino alla stazione, in teoria. Dovrebbe essere quella che stava in piedi vicino alla macchinetta delle bibite. Andiamo. È questo quello che provi? Andiamo. Beh, non proprio. Andiamo a comprare delle scatolette per cibo per gatti. Andiamo. Micho-chan. Mi-chan-san. Però lei effettivamente potrebbe sentirle e parlarle. Sai che pensavo sarebbe arrivato col gatto così? Dobbiamo chiedere a Fuka? No, non è vero. Non lasciarti abbattere. Beh, ti stai dimostrando contrario a questo. Tu dei sentimenti ce li hai. Ci mancherebbe. Aegis sorride, sento che di comprenderla un po' meglio. Non è vero, vuoi ancora cercare il gatto, vero? Vabbè, vai pure. Abbiamo deciso di tornare al dormitorio separatamente. Stasera non abbiamo molto altro da fare. Sfruttiamo la serata. Giusto per stare tranquilli, pensiamo ad Aegis.